Allora, mi chiamo Monica Battaglia, sono insegnante di chitarra in una scuola media che fa parte dell'Istituto Comprensivo Marconi Antonelli di Torino. E noi abbiamo risposto alla Call 2014, quindi il primo progetto Erasmus, con un progetto sulla musica. Infatti nel mio istituto c'è un indirizzo musicale e i ragazzi possono scegliere tra quattro strumenti: pianoforte, violino, clarinetto e chitarra. Eravamo intenzionati a fare un progetto di questo tipo per portare una ventata di aria fresca nell'istituto, sia per quello che riguarda gli insegnanti, sia per motivare maggiormente i ragazzi. E abbiamo avuto come partner l'Istituto Antalya Bilingue Sanat Merkezi, che è una scuola un po' particolare della città di Antalya in Turchia, in quanto è una scuola statale, però è una scuola per gli alunni talentuosi. Quindi raccoglie ragazzi molto dotati nel campo artistico e musicale oppure nel campo scientifico. E abbiamo elaborato un progetto di 2 anni che ha previsto nel primo anno la mobilità di 15 dei nostri alunni, accompagnati ovviamente dagli insegnanti, verso Antalya per una settimana, dove i ragazzi sono stati ospitati in famiglia. E l'anno successivo c'è stato il contraccambio, insomma sono venuti i ragazzi turchi sempre per una settimana. In questa settimana cosa abbiamo fatto? Per metà della giornata i ragazzi erano impegnati nelle prove per un concerto che avrebbe concluso la settimana di scambio e per il resto della giornata abbiamo visitato il territorio. È stato un progetto veramente bellissimo e che ha avuto una grossa ricaduta sulla nostra scuola. Anche perché nel periodo in cui c'è stata l'ospitalità in Italia sono stati coinvolti tantissimi alunni nel progetto, non soltanto quelli della classe musicale, insomma, che erano 15 ragazzi. Quindi c'è stato un coinvolgimento degli altri, sia per esempio nelle attività di inglese, sia nelle attività musicali e anche nelle visite al territorio. Per esempio, ragazzi di altre classi hanno organizzato delle visite in inglese per i nostri ospiti e ci hanno portati tutti in giro per Torino. Dal punto di vista degli insegnanti, c'è stato proprio un grosso momento di rinnovamento, una grossa soddisfazione anche dal punto di vista, insomma, della relazione umana con i colleghi, è stato molto importante e ci ha permesso di dare una nuova organizzazione al corso musicale, in quanto abbiamo rivisto il nostro curriculum d'istituto, abbiamo introdotto la pratica della musica a gruppi che prima non era presente. E c'è stato anche un maggior lavoro, diciamo, di team nel nostro consiglio di classe, in quanto abbiamo avuto una collaborazione tra diversi insegnanti. Dal punto di vista dei ragazzi c'è stata una grossa motivazione a partecipare, si è creato anche un bel rapporto con le famiglie che hanno molto contribuito e collaborato alla riuscita di questo progetto. Ma c'è stato anche un coinvolgimento di tutto l'istituto, perché anche gli operatori scolastici, anche il territorio, ha dato il proprio contributo. La ricaduta che ha avuto su di me è stata molto importante, sia dal punto di vista della soddisfazione professionale, sia dal punto di vista dell'emotività. Tra l'altro, giusto ieri guardavo le slide che ho fatto in occasione dell'ultimo concerto a Torino, è stato veramente un momento commovente con tutto il teatro che piangeva perché sapevamo che non ci saremmo più visti, no?